Mannaggia, ne riattaccata! E questa era sicuramente Frangoi. E mo chi lo sa se chiama un'altra volta. Uffa! Io sono veramente fortunata, ma se ne fa ancora un mistero. Rimane una mamma sua già pensata, una bella cosa voglio regalare. Portatela sti rosa. Grazie. Chi per rosa è pazza e non ragiona. Pronto? Chi? Carmela? No, mi dispiace, avete sbagliato numero. Carmela è il 48 12 36, io invece sono il 40 66 81. Non lo so com'è possibile, ma capita spesso. Quello ci sta un'interferenza. Pronto? No, scusate, ma per caso siete stato voi che avete chiamato un 2 minuti fa e poi avete riattaccato? No? Sicuro? No, perché sapete che io aspetto una telefonata importantissima, no? Però sono sceso a fare un poco di spesa. Allora ho pensato che... Ehi, ho capito, non eravate voi. No, ma perché sapete che quello ci sta questo Franco, no? Che mi dovrebbe chiamare da un momento all'altro. Allora, secondo me, quando io sono sceso... Pronto? Pronto? Ma va fa muc! Ha riattaccato, sono scostumato. Prima sbagli ne scoccia una gente. Pronto? Siete un'altra volta voi? Eh sì, sono un'altra volta io. E non lo so com'è possibile, ve l'ho detto, ci sta un'interferenza. No, ma quello sapete che è? Siccome il quartiere è tutto nuovo, no? Ce l'hanno consegnato da poco. Sì, e allora si vede che pure le linee telefoniche tengono bisogno, come si dice, di fare un poco di rodaggia. Ecco qua. Lei che ne sa come potete fare? Carmela? Sì, abita qua vicino, se non sbaglio, sì. No, io non ci sono stata ancora a casa sua. Un favore? No, dite, se posso. Telefonare io? No, mi dispiace, ma non è possibile. No, perché sapete che quelli telefoni del quartiere tra di loro non si connettono proprio. No, cioè io telefono e a me mi risulto sempre occupato. È un casino proprio. Ah, ma ne abbiamo fatti di reclami da quando stiamo qua, eh? Ma niente, non se ne fottono proprio. Una può pure morire da sola dentro casa e non tiene nemmeno la possibilità di chiamare aiuto. È una disperazione proprio. No, non vi preoccupate, dite. Se posso... Dei andare io da lei, no, mi dispiace, ma non è possibile. Ve l'ho detto, ti aspetto una telefonata importante. E se quello poi chiama e non mi trova, no, veramente, con tutto il cuore, ma non è possibile. No, ho capito, ma Oh, pure a me è importante. Azzo, ma siete che hai fatto? E quando ho detto che non posso e basta, è inutile che insistete. E tu, ma che insistete a fare? Anzi, sapete che c'è di nuovo? Io adesso devo riattaccare. Eh sì, perché se non va a finire che mi chiama Franco, trovo occupato e rompere un telefono proprio giù. Arrivederci. Certa gente non può capire nessuna maniera proprio. Amore mio, è come si bello. Amore, paradiso e fuoco eterno, si velena e calamita, tu sia morte e tu sia vita, amore, paradiso e fuoco eterno. Vivere calamita, tu sia morta, tu sia vita, amore. Ti vivere calamita, tu sia morta.
Mammo. Come fosse una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù, come fosse una bambola. No, del mio amore non riderei, non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Vi ricordiamo che il nostro numero di telefono è 89 67 54 Radio Cuore Libero, che trasmette sui 400 MHz della modulazione di frequenza. Oh, ma ecco la prima telefonata. Pronto? Pronto? Radio Cuore Libero? Io sono Annunziata, come state? Bene, Annunziata. E tu? Non c'è male. Io seguo sempre con affetto tutte le vostre trasmissioni. Ti ringraziamo moltissimo, Annunziata. Senti, Gloria, io volevo dedicare una canzone, è possibile? Ma certo, che canzone vuoi dedicare? Senti, la dedica è un poco personale, va? Ma io la dico lo stesso. Allora, ad Alessandro, da parte della sua Annunziata, che se lo ricorda sempre tanto tanto, insieme a Giovanni, Andrea, Luigi, Michele, Renato, Gennaro e a tutti, tutti, tutti i marinai dello Stromboli. Io vorrei dedicare Acqua di Mare di Romina Power. Va bene, Annunziata, ti accontentiamo subito. Ti saluto. Pure io ti saluto tanto tanto. Ti mando tanti abbracci e tanti baci. Ciao, Gloria, sei tutta e noi. E poi volevo dire che sei troppo, troppo forte, vai fortissimo. Tanti saluti da Annunziata, ciao, ciao.
Ciao, Annunziata, ciao. E grazie, grazie per le belle parole che hai avuto per la nostra trasmissione. Ma adesso mandiamo la canzone. Rimani in ascolto, mi raccomando. Allora, da Annunziata ad Alessandro e a tutti gli altri marinai dello Stromboli, Acqua di Mare di Romina Power. Pescatore che canta la sua solitudine, la luna sopra le reti che sembrano piangere, acqua di mare negli occhi miei, ultima sera con te. Pronto? Franco? Sei tu? No, scusate, che avete fatto proprio la stessa voce. No, scusate, chi volete voi? Concetta? No, mi dispiace, ma avete sbagliato numero. No, Concetta è il 294632. Io invece sono il 406681. La famo. No, ma figuratevi, no. Gesù, ma che impressione però. No, veramente, voi avete fatto proprio la stessa voce identica di Franco mio. Sì, perché voi invece, come vi chiamate? Giorgio. È pure un bel nome, Giorgio. No, Giorgio. Sì, vabbè, un bel nome lo stesso. E scommetto che siete del Capricorno, è vero? No, bilancia, ma bilancia pure è un bel segno, sì. No, Franco mio invece è della Vergine ascendente Sagittario. E voi, Giorgio, che ascendente tenete? Maronna, Acquario. E allora scommetto che siete di carattere estroverso, vero? E da quanto tempo la conoscete a questa Concetta? Ma scusate, io poi vi faccio tutte queste domande, magari vi faccio perdere tempo perché voi tenete da fare. Ah no, perché pure io, io tengo mille cose da fare. Io ancora devo rimettere a posto, cucinare. E quello poi quando una donna vive sola, senza una persona di servizio. Ah no, io persone di servizio, mezza ai piedi non ne voglio. No, a me non mi piacciono, non mi sono mai piaciuto. E poi non ci sta questa moda di mettersi in casa le straniere, i spagnoli, le mulatte, i filippini, a chi? Come la pensa? Che fa? No. E poi comunque, io forse non starò da solo ancora per molto. Ah no, no, perché ci sta questo Franco, no? Che è un ingegnere di Genova, che mi vuole sposare a tutti i costi. Ah, ma io dico sempre, io dico, Franco, amore mio, ma che vi ma fa? Ma io sto così bene da sola. E invece lui insiste, No, scusate, avete ragione, quando mai... No, vi sto facendo solo perdere tempo, no, avete ragione, non vi preoccupate. Allora arrivederci, arrivederci. È molto piacere di averci conosciute. Arrivederci. Paradiso e fuga eterna, il veleno è calamita, tu sia morta e tu sia vita, amore.
Si infittisce il mistero inerente agli omicidi nel nuovo quartiere dei travestiti. Stamani alle 9 è stato scoperto un nuovo cadavere in un monolocale al terzo piano del numero 7 di Via del Cespuglio. Con il ritrovamento di stamattina, gli omicidi salgono a 5 nel giro di una settimana. Presso gli inquirenti prende sempre più piede l'ipotesi di un maniaco. Anche in questo caso, infatti, la dinamica del delitto appare la stessa. La casa è stata trovata devastata, con i mobili accatastati presso la porta d'ingresso e la finestra chiusa dall'interno. Al centro della camera giaceva il cadavere, il cui corpo presentava in più punti ferite provocate da percosse. Gli abiti a brandelli, le solite 5 rose rosse sul corpo. Ed anche in questo caso, come in tutti i precedenti, il decesso è avvenuto a causa di un colpo di pistola sparato barbaramente in bocca alla vittima, a cui l'arma, ritrovata poco distante dal cadavere, doveva appartenere. Infatti, sull'impugnatura, insieme ad altri impugnatori... Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando a casa, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza. Pronto? Chi? English? No. Yeah. Allora, I am Jennifer. You? Chi, sì? You? Want? Me? English. No, Tito, I don't understand. Compri? Oui? Yes. Ah no, ma non capisco manco un marocchino. Che cosa? No, aspetta, aspetta, aspetta. Ma io te t'ho conosciuto. Tu sei nata volta che lo figlio zoccola che abbia scasso cazzo tutti i santi giorni. Ma vuoi fornirmi a me? E mi pure da giangucciate, oi, e si t'ingoccia, niente te faccio. Ma questa in mano, da rapomazza, e ci bastino patrocinarinta. E sto nervoso, già racconto a te. Ma voi vedete un po' che la maronna si una povera dia data, ne hanno scassato alle richieste tutte i giorni in terricchia. E ride tua che la da parte, ride. Ma non ti sei sciocca la mano, la bocca, la lingua, la faccia che non ti coglie, no? Ma non tiene niente da fare la mattina e la sera? No? Core mamma! E invece sì, tengo che fa. E non posso stare tutto questo tempo appresso a te. Io non posso passare una vita al telefono. Io ho mille impegni. Io tengo la gente così che mi aspetta. Sì, pure mo. Io tengo la casa piena di gente. Sì, un attimo, arrivo. Quando finisco al telefono.
Hai visto? Mi chiamano. A me mi vogliono. Devo preparare il pranzo per 8 persone. Ma te che cazzo te lo fotte che le cago uscite? E poi tu mi hai spiegato una cosa a me. Ma io sento un respiro strano, affannato, ma che stai facendo? Uè, ma si sta facendo un sporco. Zuzzuso, porca. Chiama, ma ti pare bello quello che fai, sì? Ma voi vedete che tipo classico. Chiama, fornisci, che a me non mi piace fare sti insapatarie per dentro telefono. Guarda che se non la fornisci di attacco, è fornuta. Pronto? È fornuta? Pronto? Oh? Aria attaccata. Questi spasimanti. E quanto tempo che ti fanno perdere? Ma che cosa è fatta? Mara, un 1:30 si è fatta tardi. E se telefonandoti io potrei dirti basta e io la farei. E se guardandoti nell'occhio fosse certa che non soffre, lo guarderei. Ma come posso fare a spiegarti che il nostro amore appena nato sta già finito? Gli omicidi nel quartiere dei travestiti sono saliti a 7. Nelle ultime 2 ore sono stati rinvenuti altri 2 corpi di travestiti trucidati barbaramente nel solito modo. La spirale di violenza innescata nel quartiere pare quindi che si stia intensificando. Gli inquirenti stanno comunque seguendo tutte le piste possibili e si attende da un momento all'altro qualche notizia più rassicurante. E riprendiamo la nostra trasmissione dedicata ai problemi delle nostre ascoltatrici. Ecco la prima telefonata, pronto! Pronto. Senti, no, innanzitutto volevo dire no, che preferirei conservare l'anonimato, insomma. Ma che cosa, casi soli? Io volevo dire che certe volte mi sento troppo sola. Mi sento sola, e non ce la faccio più. Quando mi ritiro la sera, no? A volte mi sento a scivazza, mi trovo solo io, in mezzo a 4 mura, e certe sere, no? Io urlo, capisci, Gloria? Urlo, allucco come una pazza, e nessuno mi sente, no? E allucco. E non ci sta nemmeno una persona che mi dice stata zitto, no, dobbiamo dormire. Io certe volte mi sento di uscire pazza, Gloria, capisci? Pazza. Sì, ti capisco, ma non lo so, non puoi fare niente, che so, distrarti, leggere un libro, lavorare a maglia, guardare la televisione. No, la televisione non la riesco proprio a sopportare. Mi sembra come una specie di simbolo, no? Di questa mia atroce solitudine, di questo deserto che è ormai la nostra esistenza. Perché capisci, Gloria, questa nostra vita ormai si è ridotta come ad un deserto in cui noi viaggiamo, come degli ospiti. Io non lo so, insomma, come spiegarti, Gloria, ma io mi sento come nella plastica. Mi sento divisa dagli altri da un muro di cellofan. E allora sai che faccio? Scrivo poesie. Anzi, te ne volevo leggere qualcuna, così, per vedere se c'erano anche altre persone che si ritrovano nella mia stessa condizione. Aspetta che te le leggo, Senti, tesoro, però dovrebbero essere brevi. Scusa, però capisci, devono telefonare anche altre tue amiche. Non ti preoccupare. Senti, questa è la prima, così, a caso, titolo, solitudine. È notte, sono le 3:25 e mi sento sola.
Non riesco a prendere sonno. Un muro nero di angoscia circonda la mia esistenza. Scuro inferno. Siamo soltanto degli esseri solitari, cui qualcuno, sarcasticamente, dà il nome di persone. Fine. Capisci, Gloria? Io vorrei che queste mie poesie venissero pubblicate, perché credo di aver capito finalmente cosa. Pronto? Oh, commendatore Antonetti, come sta? Ero certa che era lei, sa? È l'orario. Eh sì, a quest'ora telefonate sempre voi. Eh? Eh sì, certo, avete sbagliato numero. Voi cercate Luana, il 184639, e io invece sono Jennifer, il 406681. Come state? Non c'è male, è sempre un piacere sentirvi. No, ma non lo dite a me, è un delirio con queste interferenze. Pensate a me, commendato, pensate a me, che aspetto una telefonata importantissima del mio Franco, il quale adesso chissà con chi starà parlando, sia pure per sbaglio. Magari proprio con la vostra Luana. Che cosa? No, no, commendatore, ancora non sono riuscita a mettermi in contatto con lui. Usaccica su tre miss, ma mica la colpa è a mia. No, ma che cosa? No, telefonare io, ma quando mai? Io mi metto vergogna. Ma qua la verità, io ogni tanto ci provo, sì, però poi, non lo so, è come se mi si sciongasse la mano, sì, mi si arrappa proprio, e insomma non chiami più. Sì, grazie, commendato, ci ha mangiato. Ma no, niente, due melanzane a fungitelli, una crocchetta di patane, tanta, chi devo dare conto? Eppure questo è il bello di vivere da sola, no? Che sono libera. Oggi non voglio cucinare e non cucino. Ah, però commendato, poi ci stanno pure quelle giornate in cui sono di genio, allora mi preparo certi pranzetti. Io perché poi cucino bene, commendato. Anzi,
Ma perché una di queste sere non venite a casa mia a trovarmi, eh? Così vi faccio assaggiare i miei piatti, eh? Ah, soffrite di coliche spastiche. E non vi preoccupate che hai poco cucine leggeri, io non frio niente. No, vabbè, scusa, tutte scuse. Voi non mi volete venire a trovare. Eppure pensavo che avrei avuto così piacere a conoscervi di persona. Eh sì, questa nostra amicizia, no? Cominciata così, per un disguido, poteva crescere, diventare qualcos'altro, chissà. Che cosa, Franco? Ma non si divide solo i Franchi nella vita, no? Ci stanno pure i Paolo, i Giorgio e il commendatore Antonetti. Ma perché? Perché voi forse amate soltanto la vostra Luana? Oh, e com'è fortunata sta Luana? E da quanto tempo non l'avete sentita? 3 mesi, pure voi? Vabbè, che ci volete fare la vita, commendatore? Vabbè, come quasi è fatta tarda, c'è a chiudere, eh? Arrivederci, commendatore, arrivederci. E ci sentiamo domani? Allora, arrivederci. La mia solitudine sei tu, e la mia rabbia antica e sei sempre tu. E allora non mi chiedermi è perché, se a testa e basta e vado via, per non rivederti più, mai più. Mai più. Dream. Pronto? Franco? Sei tu? Sei tu, Franco? Pronto? Franco? Sei tu? Sei tu, Franco? Pronto? Franco? Sei tu? Sei tu, Franco? Sei tu o non sei tu? Pronto? Franco? Sei tu? Sei tu, Franco? Franco? Sei tu? Sei tu, Franco? Adesso da Mercedes a Juan, grande, grande, grande di Mina. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, e tu la vuoi sempre meno tu. Guarda come faccio, guarda come. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. Un attimo tu sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Io spero che tutte le mie sono tranquille di me.
po' più meglio per intonarmi al primo appuntamento, il mio bel fiore della primavera è questo amore che sboccia per me. Mi sono messo il vestito più rosso per intonarmi al tuo Radio Cuore Libero, vorrei fare una dedica. Sì, sono io, Jennifer. E ho saccia che sono 3 mesi che faccio la stessa dedica. La mia canzone mi piace, c'era con da voi. Allora, signorina, per cortesia, scrive a Franco dalla sua Jennifer che lo aspetta fidente. Fidente, signorina, ma va pare che aspettava fatente a chi sta? E già, ma bene, signorina, è possibile che tutti i giorni voi avendo la stessa storia? Allora, signorina, per cortesia, ricominciamo da capo, eh? Scrive a Franco, brava, dalla sua Jennifer, brava, signorina, che lo aspetta fidente. Ma com'è brava, signorina, se perdo te, di patti bravo. Ha capito, signorina? Tutto a posto, signorina. La ringrazio tanto, tanto, signorina. Allora domani, signorina. La fammo questa strozza. Sono salite a 10 le vittime nel quartiere dei travestiti. I crimini stanno ormai aumentando a vista d'occhio e la stessa opinione pubblica comincia ormai a ribellarsi. Fortunatamente il clima del quartiere è ancora calmo. Anzi, la tranquillità e la pace che regnano nelle strade risultano quasi sconcertanti se si tiene conto del clima di tensione cui sono sottoposti gli abitanti. Sembra comunque che gli inquirenti siano su di una buona pista, anche se non lasciano trapelare alcuna indiscrezione. Forse la cattura del maniaco è imminente. E andiamo avanti con le dediche delle nostre ascoltatrici. A Franco da Jennifer che lo aspetta... Fetente, se perdo te, di patti bravo. Se perdo te, cosa farò? Io non so più restare sola. Ti cercherò e piangerò come un bambino che ha paura. Oh,
Mi chiamo Anna e abito a due isolati più in là. Sono venuta per chiedere un piacere e spero di non disturbarvi troppo. Insomma, si tratta di questo. Secondo me a casa vostra arrivano le telefonate per me. Sapete, per questa storia dei disquidi. E allora volevo chiedervi, siccome aspetto una telefonata importante che dovrebbe arrivare verso quest'ora, se posso rimanere un poco qua ad aspettare. Veramente? Fino ad oggi? Telefonata per una certa... Anna? Non ne sono mai arrivato. E dire che con tutte queste interferenze che ci stanno dalla mattina alla sera mi sono imparato a memoria nomi, cognomi, numeri di telefono di tutto il quartiere. Certi voti mi sento una centralinista proprio. Comunque, adesso ci prepariamo una bella tazzina di caffè e aspettiamo, eh? No, per carità, non vorrei disturbare. Poi ho visto che stavate per uscire. Ma lì? Ma quando va? Ma no, siccome vi ho vista tutta preparata. Oh, ma no, ma io mi vesto così, ma per dentro casa. Eh sì, e poi sapete, siccome forse aspetto la visita di una persona che sicuramente dovrebbe passare uno di questi giorni, quando è quest'ora mi vesto sempre un poco meglio, così se arriva non mi trovo in disabiglietto, capite? Ma prego, accomodatevi. Maro? Ma prego, servitevi. Maro? E voi... siete sposata? No, signora. Almeno non ancora. E voi? Oh, la vita mia è un casino. Un romanzo a rosa, va? Io sono stata sposata già per ben due volte. E ma forse mi sposo pure per la terza volta. E non ho avuto fortuna con i precedenti matrimoni. E avete bambini? Sì, due. Un maschietto e una femminuccia. Il maschietto vive col papà. La femminuccia invece sta a Roma, in collegio. Sì, ma in un bel collegio, sapete... dalle Doroteve. E com'è che non l'avete tenuta con voi? Quella poteva essere una compagnia. Ah, a chi? A me poi i legami non mi piacciono. A me mi piace di essere libera. Ogni anno ci vediamo per un mese. Trascorriamo la villeggiatura insieme. A Forte dei Marmi, sapete? Dove va Mina? Io la incontro tutti gli anni. Lei prima ci veniva con il figlio, Paciuchino. Ma poi il ragazzo è cresciuto e dice che vuole la sua indipendenza. Ah, Mina soffre, si lamenta, si dispera. Ma sente sola, ma sente sola. Ma io ci dico sempre, ci dico, Mina, sarà mia. E tu non ti attacca a questi creature, se no parò per peggio.
E poi, come si dice, devono fare la strada loro, no? E i bambini li avete avuti tutti e due dallo stesso padre? Sì, dal primo. Dal secondo prima non ne ho voluti e poi dopo, quando ne volevo per salvare la nostra unione, non ne ho potuti avere più. E adesso ci devo mettere una croce rossa sopra, sapete? Dopo l'operazione. Ah, siete stata operata? Mi hanno portato via tutto, signora, tutto. È un fibroma, è un fibroma. E se non ce ne accorgevamo a tempo, si diffondeva per tutta la pancia, ma non stava cavrit a parlare con voi. Che giornate che ho passato. Mi ricordo che ai primi tempi mio marito non voleva nemmeno più fare l'amore con me. Diceva che ci facevo schifo, diceva. Diceva che non ci sembravo nemmeno più una donna, diceva. Eppure per questo ci ha ammalassato. Il mio orgoglio era stato ferito. La mia sensibilità era stata scamazzata. Insomma, signor, fammi sparto. Capisco, capisco. Capisco che è brutta l'operazione. Anche io, sapete. Al seno. E mi è dispiaciuto assai, perché il silicone va bene, ma volete mettere un bel seno vero, specialmente adesso, con tutti questi travestiti che ci stanno, non se ne può più. No, l'unica cosa che sono contenta è che non tengo più disturbo e mestruazione. E mi ricordo che in quei giorni il mio carattere cambiava, pazza, diventava pazza, nervosa con i bambini, e con quell'angelo di mio marito, intrattabile, e poi vomito, nausea, inappetenza, e quel sangue, sì. Quel sangue, a me quel sangue mi ha sempre fatto schifo. Sarà pure perché da ragazzo io ho avuto il trauma, sapete? Eh sì, perché i tempi, insomma, a me mia mamma non mi ricetta proprio niente. Insomma, signor, io sono proprio contenta che non ho tenga più sto fastidio. Ah, non mi dite così, signora. A me è un anno che sono finite e cosa non darei per averle ancora? Il solo pensiero di non poter avere più bambine. Ma come, di già. E voi siete ancora così giovane e bella. E quella è stata una punizione, una giusta punizione, non lo nego. Ma io commisi questo grave errore, ma che pulito fa? All'epoca tenevo 18 anni, ancora la testa sciacqua. Uscì incinta. Lui non mi ha voluto sposare. E ci mancasse. E abortì. E da quel momento, signora, sono iniziati i miei guai. Prima l'operazione, poi tante altre disgrazie. E capì infine che era stata una nemesi. Ah, sicuramente una nemesi. Ma quella per un'amica mia, non si sentiva bene, non si sentiva bene. Andò dal dottore, il dottore subito ce lo disse. Disse, signor, ma voi cadete una bruttissima nemesi. Signora, ma voi non avete mai letto la Bibbia? No, la Bibbia veramente non mi è mai capitata. Però sfoglio tutti i giorni TV, sorrisi e canzoni. E sbagliato. Sbagliate, signora, brancolate nel buio e non lo sapete. Vivete ogni ora sull'orlo dell'abisso, quando basterebbe un solo gesto per salvarvi dal baratro della morte eterna e dell'eterna inquietudine. Maro, ne chiù sapeva. Signora, nella Bibbia c'è scritta la verità. È stata la mia unica fonte di salvezza, la Bibbia, signora. Dopo essere precipitata così in basso, l'unico raggio di sole che mi ha illuminata è stata la lettura delle Sacre Scritture. Mi ricordo ancora. Era un periodo che stavo sempre depressa, non sapevo più che cosa volevo dalla vita. Oppure ho tentato più volte di togliermi l'esistenza, quando incontrai sul mio cammino un'anima santa, una mano soccorrevole che mi illuminò, mi spiegò tutto, e da quel momento, signora, io sono diventata testimoniatrice di Geova. Signora, io vi devo portare qualche volta alle nostre riunioni. No, ma quando mai? Quello io poi non tengo mai tempo. No, signora, voi ci dovete venire. E non potete più continuare a vivere in questo stato. Lo saccio. Ma quello qua ci sta pure il fatto di questo Franco, no? Che dovrebbe arrivare da un momento all'altro. E se poi quello viene e non mi trova? Signora, voglio farvi qualche esempio. Il sole, la luna, le stelle, chi le ha create? Dio. Dio. Gli alberi, la natura, le case, le piante, per opere di chi ci stanno? Di chi? Di Dio. Di chi? Il mare, i pesci, gli uccelli, le mosche, le zanzare, le vacche, gli animali tutti. Chi li ha messi al mondo? Chi è stato? Dio! E a noi, signora, a noi chi ci ha creato? Dio, Dio! Ci ha creato e poi se ne è scordato. Non dite così, signora, non dite così. Io leggo nella vostra espressione del disappunto, quasi del rammarico nei confronti dell'essere supremo e sbagliate. Dio è padre di tutte le creature e come ogni buon padre conosce i nostri bisogni. E poi Dio c'è. Dio c'è dappertutto, Dio Padre in ogni luogo, si nasconde negli angoli più impensati del creato. Shhh. Pure questa stanza è piena dell'essenza suprema di Dio. Maronna, signore, che oppressione. Signora,
Voi scherzate e prendete alla leggera le mie parole, ispirate soltanto dalla contemplazione reale e dalla vera essenza. Dio è in ogni atto nostro. Ed è l'idea di Dio che mi aiuta ad affrontare la giornata. Signori, la mattina mi sveglio, penso a Dio e canto. Signori, la mattina mi sveglio, penso a Dio e diastemma. Signore, che sento? Voi bestemmiate. Ma? Voi bestemmiate. Gesù, io bestemmio. Già non ci vuole niente più. Ma si fa così per dire, sì, bestemmia. Al massimo vi può scappare qualche parolina. Al telefono, per esempio. Quello ci sta sempre un giovanotto che si permette di chiamarmi per mi sfottere. E allora io, con spirito evangelico, subito riattacco, proprio per l'occasione. Beh, certo, poi stanno pure che lì giornate che uno si scende un po' più nervosi, allora ti può capitare che ti scappa la parolella, no? Ma che saggio! Stupido, sciocco, pesante, fesso. Quello io poi le cattive parole non le so nemmeno dire. E vi è piaciuto il caffè? Ne volete un'altra tazzina? Grazie, ma lo sapete che era proprio buono. Grazie, quella è la mia passione, fare il caffè. E la volete una bella sigaretta? Veramente, io ne fumo uno ogni tanto, però vi tengo compagnia, va? No, grazie. Speriamo che arriva presto questa telefonata. Speriamo. No, perché ho lasciato sola a Rusinella. E mi dispiace. Quella poi ci viene subito la malinconia. Ah, vivete con un'amica? No, signora. È meglio che un'amica. È una gatta. E se non tenesse a essa. Ha visto una prima quando è bellina, la sera, quando mi arriva, casa da me, le vicine e fa ram, ram, ram. Maronna, come fa brutto. E la chiamma di Grusinè, che è bella la mamma. E se zitta zitta si acquieta, se la viene in braccio e sta là. E ci prima un po' con la televisione e poi ce ne ammacucca tutte e due. E che stia a vito, brì. Io versi non tenesse a essi, alla fede, Di certi sera mi piglia così sconsolata, ma essi a così bellina che mi fa passare tutte cose. Certo deve essere una bella comodità vivere con una gatta, Io però non la tenesse tutta sta pazienza. No, e sta sempre a presso all'ora. E poi sporcano, fegano, cagano e pisciano dappertutto. No, ma la mia educata e per servizio sua tanto bellella. No, in una tenessa tanta pazienza. E avete sentito questo fatto del maniaco? Io certe sere mi piglio una paura a ritirarmi da solo a casa. Ah, secondo me non è vero proprio niente. Ma come, non è vero? Quello l'ha detto pure la radio. L'ha detto la radio, che rima fa? Guardate, signore, che secondo me sono tutte voci messe in giro per discreditarci il quartiere. Prendete cronaca vera, questa settimana il fatto non l'ha riportato proprio. Ma vi pare a voi, no? Che se la cosa era vera, la notizia, cronaca vera, non la dava? Non lo so, io poi questi giornali non li leggo. Quando mi sono letto un poco Torre di Guardia, qualche volta grazie, va per qualche ricetta. Ah, io grazie io schifo proprio come giornale. E a così in zitto. Stop. Stop è un bel giornale. Si è informato. Sape tutti i fatti che una voce sapete. Stop. E che telefonata, aspettate. No, ma così, per curiosità. Veramente il fatto è un poco lungo, signora. Permettete?
Sapete, quando non tengo niente da fare, mi diverto a lavorare a maglia, a cicorre di liberi bambini. Però sapete qual è il guai? È che non tengo a nessuno a cui provarli. Allora sapete che faccio, però non lo ritengo. C'è prova Rusinella. Essa all'inizio smaniava, ne voleva ancora. Ma poi si è abituata e ci piace pure a essa. Ha visto la vera quanto è bellella, mo' ca' cuffietto, maglioncino. Ma che vi stavo dicendo? Ah, il fatto della telefonata, sì, veramente mi piglio un po' di vergogna a dirlo, perché è stata una pazzia che ho fatto. Insomma, ho messo un annuncio sopra il giornale, ma questo è 3 mesi fa, e mo' sto aspettando le risposte, vedete, fino adesso non è arrivato niente, ma quella è la colpa dei disguidi, ma sono sicura che oggi parlerò con la persona giusta. E voi ce l'avete il fidanzato? Gesù, 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 il fidanzato, quello ci dobbiamo sposare, si chiama Franco, signore. È un ingegnere di Genova. Ma voi la vista la parete, la signora quanto è bella, è fresca, è sistemata. E poi mi va bene, mi vanno bene i pazzi. E io non lo so che ci ho fatto, ma chi li lascia impazzi con me? Ma lui me lo dice sempre, no? Nell'intimità, no? Mi dice, Jennifer, ma tu a me mi hai fatto una fattura, no? Io da quando ti conosco sono diventata un'altra persona. E signore, che lì ci stanno i femmine che fanno il fatturo, sapete? Ehi, mettono il ciclo nel caffè. Ma io non l'ho mai voluto fare. Vedete se ragiono bene? Ma chi spizzisce sta a sapere che un uomo ti viene appresso non perché ti vuole bene, ma perché tu l'hai costretto? E mo sta un momento, capito? Ha visto il telefono? Io mi aspetto la telefonata sua da un momento all'altro proprio. E la volete un'altra bella sigaretta? No, grazie, io quando ne ho fumata una basta, io non dai il vizio. E questo è sicuramente Franco mio, verita? Pronto? Chi volevano? Ehi, che ne sai? Ma posso mettere a chiedere a tutti quelli che sbagliano a chi no? Ma scusate, magari era per voi e non ci ho pensato, ma sono distratta. No, figuratevi, e segni che se era per me non era destino. Io ci credo al destino, sapete? Quello quando una cosa è segnata. In modo come che ho conosciuto a Rusinella una sera. E questa è la fotografia del fidanzato vostro. Forse è meglio me ne vado, se è fatto tardi. Ho lasciato troppo sola. A Rusinella? Maronna, signore, che fissazione che tenete questa data. E voi ve ne dovete liberare un poco.
se no per un ipotetico uomo, no? Si ingelosisce. Dice, ma come, tu ci tieni più per la gatta che per me. Quello si schifa e se ne va. Va bene, signora, arrivederci. Ah, signora. No, niente. Arrivederci. E che fate? Non l'aspettate la telefonata? Aspetta a casa la telefonata, grazie, arrivederci. Non vi preoccupate, che se telefono io subito vi vengo a chiamare. Tanto oramai ho capito dove state di casa. Arrivederci. Le ultime ore quattro travestiti vittime del folle omicida. Considerata la particolare drammaticità della situazione e i reali rischi che a questo punto possono correre tutti gli abitanti del quartiere, vorremmo consigliare molta attenzione e la massima prudenza, senza però perdere la calma. Finché l'assassino non sarà arrestato, è consigliabile la sera rimanere in casa e non uscire se non per un motivo importante. Fate bene attenzione che siano ben chiuse le porte e le finestre ed ovviamente evitate che entrino in casa persone sconosciute. Inoltre vorremmo far presente che il maniaco potrebbe essere egli stesso un travestito e quindi nascondersi sotto l'apparenza più insospettabile. Imminente la visita della regina d'Inghilterra nella nostra città. Irea. Importante questo mio.
Avete sbagliato? No, pronto? Momento, ma tu sei Janice? Sono chi? Sono Jennifer. Gesù. È la prima volta che si mettono in comunicazione due telefoni nello stesso quartiere. Sia pure per sbaglio, certo. E che si riesce? Niente, pure che è stata a parte. Sto aspettando ancora la telefonata di lo stronzo. Ma come chi? Franco, non ti ricordo. Ma vi sta telefonando un momento a nato. La verità, su 3 mesi vi sta fatto. Ma come non ti ricordo? Andiamo, Franco, chi è che la sera alla discoteca? Ah già, che lo tuo non ci veniste che la sera in discoteca. E niente, è uno che ho conosciuto una sera. Siamo stati insieme, tanto bene. Abbiamo tanto ballato, abbiamo parlato, tanto bene. Poi lui doveva partire per Milano, allora mi ha detto, Jennifer, io tra una settimana torno, non ti preoccupare, appena arrivo ti telefono. Queste 3 mesi e mezzo fa, sto ancora aspettando. No, ma come, tu dici, ma quando mai? No, si capiva che era sincero. E poi ti pare a te che non me ne accorgevo se chi lo voleva fare fessa. No, a domani, sì, io romantica, non ci vuole niente più. Allora tu a me non mi conosci proprio, tu a me non mi capite, Janice. Guarda che io nelle cose ho il senso pratico. Con questo, io con questo mi sistemo. Sì, l'amore. Ma chi ci pensa più all'amore, Janice? No. Certo era simpatico, Sì, era un bell'uomo. Sì, è certo che ci siamo stati a letto, sì. Sì, non c'è male, fantasioso. Ma ti pare che ci pigliavamo su? Ma tu pensi sempre a una cosa, quanto basta per soddisfare, Come si può fare a misura, cagonte? No, Janice, no, non è cominciato, la trovate costumita di marrucchina. E chi lo tiene grosso, e chi lo tiene piccolino, non ne ho vedo. Chi lo si sta lì dietro, che sta così con lì. Mamma non partisce, Ma questo Franco mio, ma tu la vista avrei, Janice, ma quanto è bello, ma chi è dolce, è tenero, è delicato, e no, non è riccione, no, è delicato, è nata cosa, ci sa fare, ecco qua, sì, in una sera abbiamo trovato l'intesa perfetta d'amore, ma raccontate mo, e poi Janice, io voglio bene. Io voglio bene veramente. Franco, dillomi. Ui, in modo di dire una cosa, però tu non mi asciutterò. Mi sai che faccio tutte le sere? Mi preparo una bella cena. L'ho sistemata tavola, tanto bella. Catuaglia, e coppie di cristallo, e cannello. No, non aspetto morto, ma come si prosastica. E cannella sono fatta bella. Sì, vabbè, romantica, sì. Poi mi preparo tanto bello, pure con un bello vestito. E aspetto. No, non sto scendendo più a sera. Come ho fatto? C'è gusto, non c'è perdenza. Ma stasera non sente che chi lo vede. Sai quando uno tiene proprio presentimento? Io saccio che in un momento non ti sento abbussata a soli. Anzi, no, Janice, no. No, sai che fa Franco Dello mio? Maronna, chi lo mi chiama alla stazione e dice Jennifer, tra mezz'ora sto là. E sto qua, pronto, che l'aspetto.
Anzi, Giannis, non mi dicevo niente, ma mi faccio attaccare, eh? No, no, veramente. E no, fammi chiudere, perché se il Frank già mi trova occupato, troppo sincero, se non mi chiama proprio più, eh? Fammi chiudere, eh? No, 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 non lo so se ci potremmo prendere sti urni. Ma scusa, Giannis, ragione. Se chi la viene sta pochi giorni può stare solo con me, capito? Allora mi faccio sentire, yeah, non ti preoccupare. Sì, va, sì. Buona fortuna pure a te. Ciao. Ma non... Stai bene? E continuiamo con il nostro concerto della sera. Per gli ascoltatori che si mettono in contatto solo in questo momento, abbiamo scelto per voi il meglio del repertorio di Mila! E allora andiamo subito con la prossima canzone. Vorrei che fosse amore. Correvano qui a consolare te.
padre Ma io stupida sì. Quando sei stata? E a vederti così da vicino. Ah, Firenze, Firenze. C'è come solo mi che ti dà una vita. Vita da bambino. E a vederti così da vicino. Si compuove, si nadava di tu, si nadava di tu, ma che può, e come conosce a Franco, non ci avanti giù, le aperti, capitano, non ci avanti giù, tutti i momenti mi telefono, tutti i momenti, non ci avanti giù, 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 fanno male di più, vanno in fondo di più. Me ne vado, dirò, ma un rimpianto ce l'ho. Era la festa di San Gennaro, quando folla per la via, con Zazà, compagni amici, per andare a passeggiare. C'era una banda di vignatari che suonava il pezzo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante, nel finale travolgente. Niente a tutto che la gente stava male a giocare. Sull'album ci mancava. Capo fuori ci sta. Pronto? 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 Ma fa un culo pure tu. Aprite! Rusinella! M'hanno accesa Rusinella! Dopo che avevo lasciato a voi ero tornato a casa. Poi sono uscito per comprare un po' di pesce fresco prima che chiudessero i negozi. Mi sono attrattato un po' per strada a vedere qualche vetrina, ma mai immaginando, mai. Sono entrato in casa e quello in genere subito mi veniva vicino. Subito me la sentivo che si strusciava vicino alle gambe. E invece niente. Sono entrato in cucina e l'ho trovata sopra al tavolo. Squartata. Con la testa tagliata e buttata sopra al piatto dell'insalata russa che avevo preparato. Allora non ho capito niente più. Subito ho pensato che era il maniaco e che stava ancora in casa. Me ne sono scappata senza chiudere nemmeno la porta alle spalle. Mi sono pigliato soltanto questo coltello, vedete? Perché quando è veritissimo vi uccido! A sapere così una povera bestia! E mi accendeva a me le remedie, eh? Ma non a Rusinella mia! E che ci faccio senza Rusinella? E non è meglio che amore, eh? Non è meglio che amore! Ma combinata. Ma che corda tenete in colpa? Voi siete stati che me l'avete ammazzata. Voi non avete di provare. Mi dava fastidio. Tutti i giorni per tindere piera.
Se volevate uscire non eravate padrona. Dovevate stare sempre là, a pulire, a piessare essa. Nemmeno gli uomini venivano più a casa vostra per via di quella gatta. Vi schifavano, dicevano addirittura che ci facevate le porcherie insieme. E allora l'avete ammazzata per levarvela di torno. Mi avete seguita, no? Non negate, voi mi seguite tutti i giorni. Mi avete seguita, avete aspettato che io uscissi di casa. E poi vi siete vestiti come me per trarre in inganno a quella povera rimettiglia. Siete entrati in casa. Rosinella appena va vista, credendo che ero io, subito mi è venuto vicino. Voi l'avete presa in braccio e l'avete accarezzata. Piano piano. Poi avete incominciato a stringere il collo e l'avete soffocata. E poi come una pazza, perché voi siete da pazza, l'avete squartata e gli avete mozzato la testa e per sfregio l'avete buttata sopra il piatto dell'insalata russa, perché a voi non vi è mai piaciuta l'insalata russa. Era lei che la voleva, era lei che vi costringeva a farla, e adesso voi volete ammazzare pure a me. No. E io non ve lo permetto, perché con questo coltello, vedete, io vi uccido. Perdonatemi, ma quello il colpo è stato troppo forte. Ma pure questo buio, ma non la potete accendere una luce? No, se ne è andata via tutta la tua. Che belli rose! A Rosinella ci piacevano assai i fiori. No, grazie, a me la camomilla mi agita ancora di più. Inizio a ridere, non riesco più a fermarmi. E poi siamo in questa famiglia. Sentite, perché non mi fate dormire con voi stanotte? Io non ci posso tornare in quella casa, per favore. No, non ci piace, non è possibile. Io aspetto la stessa entrata, come tanto. Ma io non ci posso tornare in quella casa, lo capito o no? Mi dispiace, non ci posso stare qua, ci sono forza. E si torno pazzo e macchino. Dopo ce l'avete voi sulla coscienza.
paura. Mi tengo paura, non ce la faccio. Mamma. Mamma. Papà. 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 Il pane più bello che ce l'hai, perché protesti sempre per il vino, aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire il mio fratello, che aveva un grande cielo nel Perù, voleva arrivare fino in cielo, e il grande cielo adesso non l'ha più.
sole, prende per noi. Prende sul mio viso, prende sul tuo riso, sui papà, 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 cicchettai. Oh, 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 giovane.